E arriviamo al 78. Al Sì, 78. praticamente dopo Cricco Moro divenni io sindaco del comune di Frascati, e va bene, e ho durato e sono stato in carica fino al 1981, d'accordo. E quindi sotto la mia guida facemmo tantissime cose del comune di Frascati, tra le quali quelle di maggiore importanza, praticamente ristrutturammo, e là mi diedero una mano profonda i compagni del partito, ricordo Sbaraglia, ricordo altri compagni che mi diedero una mano notevolissima per la ricostruzione del villaggio di Villa Muti, va bene, le case economico popolarissime, dico. Quello era un campo di prigionia, se non vado errato. Sì, sembrava un campo di... No, quello sembrava un campo Sembrava un campo di prigionia. Che furono ristrutturate sotto la nostra amministrazione. Divenimmo anche all'assegnazione delle case economiche e popolari a Cucciano, praticamente con notevole sacrificio, perché praticamente io facevo parte in qualità di sindaco di una commissione che era presieduta da un magistrato per l'assegnazione dei punteggi relativi alla graduatoria per l'assegnazione delle case economiche e popolari. E ci fu l'insediamento praticamente la convenzione per la Banca d'Italia. L'8 settembre dell'80 venne il Santo Padre Paolo Giovanni. Gianni Paolo II. Giovanni Paolo II a Frascati, là che tu vedi. E questa nella foto, cioè queste sono praticamente le cose che ricordo, anche la partecipazione ai convegni in qualità di membro del Consiglio dei Comuni d'Europa. L'Europa ancora non era nata, ma si tenga conto che Frascati era membro. Il comune di Frascati era membro del Consiglio dei Comuni d'Europa. Io ho partecipato a delle convegni a Magonza, presente Willy Brandt, va bene, presiedute queste conferenze, va bene, dei Comuni d'Europa, presiedute da Willy Brandt. E in una riunione dove era presente Argan, rappresentanza ovviamente del comune di Roma, venne la notizia della morte del Papa Lauciani, e praticamente Argan lasciò la riunione, l'assemblea, praticamente per venire subito a Roma, e quindi là praticamente avvenne la elezione del Giovanni Paolo II. Oh, scusa Vince, io a sto punto mi viene in mente, però è vero sempre che la gioventù è bella eccetera eccetera, ma io mi ricordo una Frascati bella, pulita. Eppure non c'erano, non c'erano i parcheggi a pagamento, non c'era. Ma come? Ti ho già detto prima di che cosa viveva Frascati. Frascati doveva le sue, a parte le bellezze, ma quelle, cioè praticamente quelle sono naturali, va bene, la regina dei castelli. Frascati aveva la denominazione Perla dei Castelli. La perla dei castelli, regina e perla dei castelli romani, va bene? Quindi come perla veniva mantenuta, e da qui la tua domanda, sì. Cioè veniva mantenuta come perla perché non solo gli abitanti orgogliosi di tale determinazioni, definizioni o meno, facevano ogni cosa, cioè ogni manifestazione, va bene, era contenuta entro i limiti tali da mantenere questa dignità, va bene, per il comune di Frascati. Ma il comune di Frascati dove trovava le fonti e dei finanziamenti? Ottenete presente che tra l'altro ci furono i campionati del mondo 1957 a Frascati, d'accordo? Di ciclismo, i campionati del mondo di ciclismo, mi ricordo, del 1957, una cosa, va bene, a Frascati ci fu anche sotto la galleria va bene, del Supercinema Telematch, la prima con l'allora famoso presentatore Tortora, d'accordo? E quindi
Io ricordo da ragazzo le manifestazioni musicali che si facevano A Villa Torlonia. no, fermati, prima ancora che Villa Torlonia si facevano presso l'attuale Bar Brega, va bene, o dove c'era la Banco di Roma, cioè praticamente prima ancora del Banco di Roma Sì, la cantina sì, Pugliesi, va sì, sì, sì. bene, ed erano manifestazioni di quasi galà. Ecco, cioè, per non, cioè, d'accordo, senza eccedere nella definizione, erano delle manifestazioni di gran gala, per poi non parlare della domenica, cioè, dove c'era l'uscita delle ragazze e dei ragazzi sulla passeggiata, girando sotto l'albero, famoso albero delle querce, va bene, al Quello in centro, fondo alla passeggiata. non in fondo, All'inizio. all'inizio dove c'è la scalinata, Sì, va bene? sì. All'inizio c'era il famoso albero delle querce affrascati, va bene? Dove avveniva il giro quando si tornava sopra È perché non si poteva andare e non si oltre. poteva, no, in fondo non si poteva andare, Anzi, si poteva e andare non si oltre, poteva andare però. perché lo so. Io ho dei ricordi di quell'epoca. Mi ricordo per esempio la macchina del comune che annaffiava le strade Sicuro, d'estate. è sempre là, viene sempre da queste Impostazione. situazioni che ti dicevo, cioè non era un problema per il comune di Frascati avere una macchina del genere che praticamente bagnava Bagnava tutte tutte le le strade. strade. Ho detto prima che Frascati voleva e ha mantenuto la dignità, va bene, direi che quasi, che vogliamo dire, nomen omen, va bene, la città pulita, la città bella, cioè, d'accordo, e quindi come tale bisognava che fosse mantenuta. I soldi non mancavano per le ragioni che ti ho detto, stante l'ammontare prima ancora dell'IVA, e poi per un certo numero di anni è continuata anche, prima con l'IGE, si è mantenuta anche con l'IVA. E come ho detto, poi c'era un'altra situazione, non c'era la pletora dei dipendenti comunali che c'è adesso. Boazzelli, questo me lo ricordo, va bene, che tant'è che veniva anche da noi sollecitato, da me anche personalmente, ma avvocato, abbiamo bisogno di personale qui. E lui teneva sempre stretta per evitare di spendere soldi, malgrado li avesse, va bene, dei dipendenti, no, questi sono sufficienti. Va bene, per la nostra Frascati.